Noi giovani non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare ad andare dritti con le nostre ragioni in un momento in cui il cambio generazionale, l'approccio al cambio nella governance delle imprese è sempre più complesso perché in due transizioni, quella green e quella digitale. Oggi i giovani non devono mollare, devono continuare a credere in quello che fanno in una lotta ormai atavica tra più adulti e meno adulti, ma siamo noi giovani a dover raccrederci. Valorizzare i giovani imprenditori e favorire l'innovazione nelle aziende è il messaggio che il presidente nazionale di Confapi Giovani, Eustachio Papapietro, ha portato a Venezia. Nella scuola grande di San Rocco si parla del futuro delle imprese e non c'è futuro senza innovazione, un campo che per antonomasia appartiene ai giovani. Purtroppo l'età media dell'imprenditore italiano, dati Unioncamere, ci dice che la gran parte degli imprenditori italiani sono nella fascia tra i 50 e i 70 anni, quasi il 60% degli imprenditori italiani. Quindi questo paese rinuncia scientemente al talento dei giovani. È importante fare convegni come quelli di oggi proprio per riflettere intorno a queste tematiche e cercare un patto sociale per favorire l'imprenditorialità dei giovani. Le piccole e medie imprese rappresentano l'80% delle aziende italiane e circa 4 su 5 sono a conduzione familiare. Il passaggio generazionale è un'esigenza, ma poi ci sono anche i nuovi giovani imprenditori, quelli che partono da soli. Avere la parte finanziabile, quella è la parte più difficile per un imprenditore quando inizia con una startup che non ha una storia dietro. Noi abbiamo deciso di aiutarci tra di noi, facendo gruppo e aiutandoci tra di noi e finanziandoci tra di noi, perché un giovane imprenditore fa sempre fatica a finanziarsi se non ha una base. Oltre che membro del suo direttivo nazionale, Elia Stevanato è presidente di Confapi Giovani Venezia. Noi viviamo molto di turismo, qui a Venezia ancora di più. E poi c'è anche la parte edile stradale, che è quella che seguo io principalmente, quindi noi seguiamo tutto quanto il PNRR, tutte quante i nuovi fondi che servono per mettere a posto tutte quante le infrastrutture. Questo secondo me sono settori che sono sani in questo momento e avranno ancora per molti anni lavoro. Quello che dico ai giovani è seguire la passione, e seguire la passione vuol dire fare fatica, e fare impresa vuol dire la capacità di non sentire la fatica, perché si crede in un obiettivo che è quello di generare valore, di dare lavoro, ed è una cosa favolosa.